Dedicato a te, cosa non farei per te? Qui a Milano ste maratone ha rotto le scatoline. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dalla follia milanese fanno le maratone e non si può attraversare la città, cioè se tu abiti là non puoi andare, non si può andare perché c'è la maratona, non lasciano uno spiraglio, devi fare la tangenziale per andare a dire, devi fare la tangenziale, se no non puoi passare da, c'è come un muro di Berlino, un muro milanese che non si può superare. Qua però se si muovessero sarebbe anche qualcosa buona e giusta, invece di parlare e discutere con quelli lì che tra l'altro non sanno niente. Detto questo, scusate la polemica, ma è veramente fastidioso quando non lasciano, cioè io non sono contro le maratone, ma lasciano uno spiraglio per passare. Andiamo avanti. Allora, ragazzuoli, come vedete, mi sto un po' censurando, non che mi sto censurando, perché su questo canale sapete che si dice sempre la verità e si dice sempre quello che si pensa, senza se, senza ma, senza stare nemmeno a discutere, no? Ah, qua perché c'è questo qua che non è un poliziotto, ogni tanto fa passare, ecco perché c'è la coda. Comunque, stavo dicendo, ah no, è un vigile, c'è la paletta, vabbè, perché poi mi perdo nei meandri, stavo dicendo, non che mi sto autocensurando, però sto facendo meno video. Sto cercando di non essere sempre lamentone, sempre perché poi a me non piace diventare lamentone, no? Ma qua, cioè, ce n'è uno al minuto, ragazzi. Cioè, qua io cerco di non fare video, sai, di quelli negativi, di quelli polemici, perché comunque mi annoiano, mi stufano e no, non mi divertono. Ma qua ce n'è veramente uno al minuto. Cioè, non sai, non sai più dove raccapezzarti. Tra Raiola che spara le sue bombe dei suoi assistiti, infortuni come se non ci fosse un domani. Cioè, io veramente non so come fanno. Fanno veramente un lavoro esagerato quelli che provano a difendere anche l'indifendibile. Cioè, c'è gente che difende l'indifendibile. Non faccio nomi, ma lo sapete benissimo a chi mi riferisco. Cioè, li apprezzo nel senso che comunque fanno un lavoro al limite dell'impossibile, cioè al limite veramente della credibilità. Però loro lo fanno, devono farlo. Sono stipendiati, quindi ci provano in tutti i modi, ma certe cose sono veramente, cioè fanno una fatica. Si vede proprio, quando finiscono il video sono sudati. Sono sudati. Cioè, io ho sentito qualcuno parlare dell'infortunio di Tonali per difendere gli infortunati, che è l'unico che sta bene, cioè gli infortunati sono altri 8, c'è cioè, c'entra Tonali, però vabbè, lasciamo stare. Quello che voglio dire è che ovviamente abbiamo un problema infortunio, cioè questo è ovvio, poi è colpa del preparatore, è colpa della preparazione, sicuramente non è colpa della malasuerte, cioè c'è sempre il Milan, sempre, sono 2 anni che il Milan ha sempre 7, 8 infortunati, 1000 infortunati a partita. Evidentemente c'è un problema. C'è un problema che va risolto, evidentemente. Quindi non facciamo finta, no, non è un problema. No, c'ha la profusione, ma non è un problema, non è un problema della preparazione, capito? Sono problemi. È un problema perché da piccola aveva sbattuto la testa, capito? Diciamo che c'è un problema infortuni, ecco, rimaniamo larghi. C'è un problema infortuni, va risolto, ragazzi. Cioè, non possiamo andare avanti tutto l'anno così come l'anno scorso. Lascia stare il mercato, che già è quello che è. Però perlomeno quelli che abbiamo cerchiamo di averli sani. Ragazzi, qua ci giochiamo lo scudetto. Cioè, su queste cose ti giochi il campionato. È possibile che fior fiori di milioni spesi tra Milan Lab, preparatori, eccetera, e abbiamo 70.000 infortunati? Un po' è normale che la gente si infortuna, si gioca a calcio, però il paragone con le altre squadre è imbarazzante. Cioè, noi siamo di gran lunga la squadra con più infortunati, ma proprio di tanto. E quindi evidentemente c'è un problema, ragazzi. C'è un problema, è che va risolto.
e la chiudo qua. Non voglio entrare nei dettagli perché, primo, non sono medico, non sono fisioterapista. Dico solo che il Milan, rispetto alle altre squadre, ha molti più infortunati e quindi c'è un problema. È evidente, quindi non è che lo devo dire io. La soluzione, non faccio il medico, trovatela voi che siete milionari, il Milan intendo, quindi trovatela voi la soluzione, ma trovate una soluzione. Altro argomento: i procuratori che parlano a sproposito. Ma la cosa più assurda del mondo, poi adesso parliamo anche della formazione, Tomori, Terzini, Magnoni in dubbio, c'è stato pure Magnoni, comunque. Altro problema, i procuratori che parlano a sproposito. Ragazzi, ha fatto bene. Finalmente ieri ho sentito una domanda di Franco Ordine in conferenza, come Dio comanda. Poi vabbè, Pioli se l'è smistata al solito con le buone maniere, però la domanda era bella forte, bella chiara, l'ha sentita tutti. Perché non è che possiamo accettare tutto, eh. Cioè, procuratore che il giorno di Milan-Juve ti dice che il tuo capitano, cioè non un giocatore, il tuo capitano l'anno prossimo andrà a giocare nella Juve. Cioè, rendiamoci conto. E noi gli diamo anche la fascia. Cioè, io a parte che spero che non giochi, perché deve giocare Kier e Tomori, ma io non voglio vedere la fascia né a Romagnoli né a Kessié. Almeno la dignità. Almeno la dignità, ragazzi. Già li fate giocare che non dovrebbero giocare. Non devono giocare, nessuno dei due dovrebbe giocare. Nessuno dei due, se non in emergenza, nessuno dei due deve giocare. Già li fate giocare che non dovrebbero giocare. Perlomeno non dategli la fascia. Perlomeno non dategli la fascia. Per l'amor del cielo. Cioè, è possibile che questa fascia ormai non ha più nessun valore? Cioè, veramente siamo... Cioè, io se vedo oggi Romagnoli con la fascia di capitano al braccio, o Kessié, peggio ancora, Kessié con la fascia al braccio, cioè veramente, allora poi vale tutto, eh. Poi non voglio più sentire niente sui rinnovi, questo non firma, quello maledetto, cioè ormai vi fate prendere a pesci in faccia, quindi io non voglio più sentire niente dopo, eh. Poi non voglio più sentire niente, quindi arrangiatevi, c'hanno ragione loro. C'hanno ragione, se li fai giocare con la fascia pure, c'hanno ragione loro. Quindi non voglio più sentire queste robe qua. Cioè, il Milan sembra che gli va bene tutto. Cioè, a noi tifosi, spero almeno che a noi non ci andrà bene tutto. Ma vedo che va bene tutto pure a noi. Quindi lasciamo stare. Andiamo alle cose di campo. Andiamo alle cose di campo. Ho sentito, vabbè, Magnoni in dubbio. Spero di no, che giocare con Tatarusanu già c'ho paura, quindi spero veramente di no. Comunque ancora non è detto, vediamo fino a stasera se recupera, speriamo. Pure Magnon non ci voleva, c'ha la mano indolenzita. Vabbè, parato il rigore di Salah, capito, poi ha giocato altri 70 minuti, quindi evidentemente può giocare pure stasera, no? Non lo so. Fa segno per dire, do fastidio, sì, dei fastidio, sei mezzo al cazzo, vabbè. E poi ultima cosa, Tomori terzino, perché Florenzi non è al meglio. In realtà io penso, suppongo che può essere una soluzione da ultimi 25 minuti, sai le soluzioni di Pioli per mantenere il risultato, no? La difesa 3 può essere una soluzione in corso d'opera, non dall'inizio. Spero io, eh. Poi io mi fido ciecamente di Magnoli. Il problema è che non voglio vedere Romagnoli in campo. Quello è il problema vero. Spero che sarà una soluzione in corso d'opera. Vediamo, ragazzi, vediamo. Partita troppo importante stasera e ci arriviamo veramente troppo male. Ci arrivavamo troppo male anche l'anno scorso. Quindi lasciamo perdere tutte queste cose. Pensiamo al campo e poi al massimo le analisi le faremo dopo. Le faremo dopo. Detto questo, stasera voglio Kier capitano, nessun altro voglio capitano. Iscrivetevi al canale, mettete like. Dopo la partita live, quindi live sicuramente post partita su questo canale. Vi aspetto, ci vediamo stasera. Ciao, sto già incazzato.